Maurizio De Giovanni, un'icona napoletana, ma che ha una fama nazionale ed un patrimonio dell'Italia. Oggi qui a Roccamonchina per inaugurare un polo culturale che si entra dalla porta di Roccamonchina, ma che affaccia una finestra in tutto il mondo. Sì, è bello, è una cosa importantissima, secondo me, molto bella, ben fatta, frutto della determinazione di un'amministrazione giovane, molto intelligente e che, come tutti i giovani, è perfettamente consapevole del momento storico in cui ci troviamo. Quindi io credo che Roccamonchina oggi guadagni veramente qualcosa di molto importante per il proprio futuro, oltre che per il proprio presente. I suoi romanzi, lei ha iniziato intorno alla metà del 2000, ma i suoi romanzi ormai, ecco, come ha detto prima nell'incontro, a tre fiction sulla Rai, una cosa straordinaria. Quanto è importante la cultura oggi in un mondo di social? Io credo che sia fondamentale ancora di più. La cultura con te consente una connessione. I social propongono delle connessioni spesso sbagliate, spesso alterate, mentre la cultura propone una connessione di natura elettiva, di natura alta, di natura sublime. E quindi bisogna fare in modo di non far vincere la connessione sbagliata sulla connessione giusta, e questo centro culturale è un esempio, secondo me, enorme di questa tipo di passaggio. Sappiamo che lei deve scappare, un'unica domanda. Questo polo ha avuto un'amministrazione di giovani, ma da tanti ragazzi in servizio civile. Un invito ai giovani a dedicarsi alla cultura, alla lettura, ma quantomeno alla cultura. Io credo che la cultura sia per i giovani un momento fondamentale di passaggio. È solo attraverso la cultura che i giovani possono imparare a immaginare e quindi a costruire un mondo migliore, ma anche è il modo per affermare la propria creatività. Non esiste un giovane al mondo che non abbia il desiderio o che non immagini di poter creare qualcosa di nuovo. I giovani di Roccamonchina da oggi hanno un modo in cui per farlo. Maestro, grazie per tutte le emozioni che ci sono. Grazie a te.